O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto e mi aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Eccoci all'inizio di nuovo anno, non certo un settembre qualunque. Siamo in blocchi di partenza dopo un evento drammatico globale che ci ha letteralmente atterriti, colpendoci su più fronti. Ma siamo anche carichi al termine di un'estate che con l'oratorio estivo, le vacanze in famiglia e con le nostre comunità, le settimane di Santa Caterina ci ha fatto riassaporare la bellezza di ritrovarci e di stare insieme. All'inizio di questa settimana, che segna anche la ripresa della scuola, seppur ancora un po' barcollanti, vogliamo iniziare da subito a camminare più sicuri, con uno sguardo di speranza per il futuro. Vogliamo impegnarci a costruire un mondo migliore. La pandemia ci ha fatto capire che siamo tutti interdipendenti, popoli e nazioni di lingua, colore e religione diverse. E che tutti dobbiamo imparare a pensare e generare nuovi stili e atteggiamenti per vivere una fratellanza universale. Portiamo nel cuore un nuovo sogno di fraternità e di amicizia sociale che non si limiti alle parole. C'è bisogno di una comunità che ci sostenga, che ci aiuti e nella quale ci aiutiamo a vicenda a guardare avanti. Com'è importante sognare insieme. Sogniamo come un'unica comunità, come viandanti fatti della stessa carne umana, come figli di questa stessa terra che ospita tutti noi, ciascuno con la ricchezza della sua fede o delle sue convinzioni, ciascuno con la propria voce. Tutti fratelli, buon cammino! Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente. Per questo il mondo non ci conosce, perché ha conosciuto Lui. Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è. Chiunque ha questa speranza in Lui purifica se stesso come Egli è puro. Chiunque commette il peccato commette anche l'iniquità, perché il peccato è l'iniquità. Voi sapete che Egli si manifestò per togliere i peccati e che in Lui non vi è peccato. Chiunque rimane in Lui non pecca. Chiunque pecca non l'ha visto né l'ha conosciuto. Figlioli, nessuno vi inganni. Chi pratica la giustizia è giusto come egli è giusto. Chi commette peccato viene dal diavolo, perché da principio il diavolo è peccatore. Per questo si manifestò il Figlio di Dio, per distruggere le opere del diavolo. Chiunque è stato generato da Dio non commette peccato, perché un germe divino rimane in lui e non può peccare, perché è stato generato da Dio. Nel Vangelo, Giovanni aveva affermato che l'amore di Dio si è manifestato nel dono del Figlio. In questa lettera Giovanni va oltre, asserendo che Dio ha reso gli uomini suoi figli e lo afferma con forza nell'espressione «lo siamo realmente». La parola «quale» esprime la qualità dell'amore di Dio. Un amore straordinario che lascia senza fiato e spinge a chiederci quale sia il nostro amore, prima di tutto nei confronti di Dio e poi nei confronti dei nostri fratelli. Già al presente i cristiani vivono nella certezza di essere amati da Dio, ma la venuta di Cristo svelerà ogni cosa. Saremo simili a Lui, ricolmi di gloria e di felicità, perché lo vedremo faccia a faccia. Nell'oggi, come dice Sant'Agostino, c'è il desiderio di Dio e questo desiderio spinge il cristiano a coltivare ogni giorno la speranza e la rettitudine di coscienza per diventare sempre più puri. Se si è figli di Dio, occorre rompere col peccato e praticare la giustizia.
Spesso Gesù nei suoi insegnamenti predica la giustizia. Tuttavia, in questo mondo, per gran parte dell'umanità non c'è giustizia. Quanta sofferenza innocente per le ingiustizie provocate dall'uomo. L'impegno del cristiano consiste nel dire sì a Dio, nel lasciarsi plasmare da Lui per operare nella giustizia, che è impegno di amore fraterno. Giovanni sa che nessuno può ritenersi esente dal peccato e non sta parlando del peccato occasionale, ma del peccato che è chiusura del cuore alla fede, rifiuto della sua parola. Due mezzi vengono indicati per vincere il peccato: assimilare la parola di Dio e praticare la giustizia amando i fratelli. Se la bilancia precisa è il simbolo della giustizia, la carità non ha bilance, ma tutti, l'ultimo giorno, saremo pesati sulla carità. La carità eccede la giustizia, perché amare è donare, offrire del mio all'altro, ma non è mai senza la giustizia, la quale induce a dare all'altro ciò che è suo, ciò che gli spetta in ragione del suo essere e del suo operare. Non posso donare all'altro del mio senza avergli dato in primo luogo ciò che gli compete secondo giustizia. L'amore per i fratelli allora non è tanto un atto buono, ma è atto costitutivo per essere veramente figli di Dio. Chiediamoci allora, se crediamo davvero che siamo tutti fratelli, quale impegno pratico, sia personale che comunitario, possiamo assumere per difendere i diritti di tutti. E se non possiamo fare qualcosa di concreto, possiamo pregare il Padre di tutti perché interceda. Rispondiamo insieme e diciamo: sei tu il mio Signore, senza di te non ho alcun bene. Sei tu il mio Signore, senza di te non ho alcun bene. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice, nelle tue mani la mia vita. Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi, è magnifica la mia eredità. Sei tu il mio Signore, senza di te non ho alcun bene. Benedico il Signore che mi ha dato consiglio, anche di notte il mio cuore mi istruisce. Io pongo sempre dinanzi a me il Signore. Sta alla mia destra, non posso vacillare. Sei tu il mio Signore, senza di te non ho alcun bene. Di questo gioisce il mio cuore, esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa al sicuro. Perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, né lascerai che il tuo santo veda la corruzione. Sei tu il mio Signore, senza di te non ho alcun bene. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Sei tu il mio Signore, senza di te non ho alcun bene. Ti preghiamo, Signore, per chi ha responsabilità politica, perché possa contribuire alla realizzazione del bene comune con spirito di servizio e con disinteresse, e promuovano la pace e la giustizia tra le persone e le comunità, partendo dai più poveri, dagli emarginati e da chi viene dimenticato da tutti. Amen. Una Chiesa semplice, libera e lieta. Questa è la Chiesa che Papa Francesco e l'Arcivescovo Mario desiderano, affinché ciascun cristiano si senta coinvolto a vivere in pienezza la gioia del Vangelo. Signore Gesù, ti preghiamo perché possiamo ritrovare il gusto di appartenere alla Chiesa Universale, imparando l'arte dell'ascolto, l'apertura al dialogo vero con gli altri, nonché il bisogno di fraternità e di amicizia sociale. Amen. Ti ringraziamo, Signore, per questo nuovo anno scolastico che ci doni, di vivere nella gioia dello stare insieme. E ti preghiamo perché, accettando l'impegno nello studio personale, nella condivisione e nell'amicizia, possiamo far crescere i doni che non ci hai fatto mancare e percorrere già nella nostra stagione di vita la via alla santità e alla felicità. Amen. Signore Gesù, ti preghiamo per il dono della pace. Aiutaci, Signore, a essere costruttori di pace, donne e uomini capaci di coltivare nel proprio cuore questo desiderio, affinché in ogni famiglia, comunità, paese,
si possa operare per tessere relazioni volte al rispetto della dignità umana. Amen. Durante quest'anno e mezzo le modalità di incontro, formazione e relazione sono cambiate. L'Azione Cattolica Ambrosiana ha condiviso con i soci e le comunità cristiane il passaggio dall'io a noi. Ti preghiamo, Signore Gesù, affinché noi, ragazzi, giovani e adulti, possiamo continuare il cammino con entusiasmo, passione e perseveranza. Amen. Ti prego, Gesù, fa che con la tua grazia io non mi stanchi mai di cercarti e di adorarti con tutto il cuore. Insegnami a conoscerti ed ad amarti, per imparare da te ad incontrare e prendermi cura degli altri e a vivere in pienezza la mia vita. Fa che il mio cuore non si inorgoglisca, non cerchi cose più grandi delle mie forze. Fa che si apra al mondo con il tuo sguardo di compassione e di misericordia e che nel mio cuore trovino eco le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce di tutti, dei poveri soprattutto, e che sappia anche partecipare con ciò che sono a portare un po' di cielo in terra. Affido a te, Maria, l'Azione Cattolica e la Chiesa in particolare, i ragazzi e i giovani, affinché li accompagni ciascuno con la propria vocazione in un cammino che non abbia paura di fidarsi ed affidarsi a Gesù, ma che tenda verso l'alto e che profumi di santità per la gioia del mondo intero. Maria, Madre della Chiesa, prega per noi, santi e beati dell'Azione Cattolica e di tutta la Chiesa, pregate per noi. Santifica, Padre Santo, ciascuno di noi e sostienici nel cammino di questo nuovo anno, affinché sappiamo testimoniare la parola seguendo il tuo esempio, impegnandoci al servizio dei fratelli per il bene dell'intera umanità. Per Cristo nostro Signore. Amen. Benediciamo il Signore, rendiamo grazie a Dio. Buona settimana a tutti.